Ciao ragazzi, io sono Ghisus e oggi ci riprende con Axel World vs World Art Online. Nell'ultima puntata abbiamo provato ad affrontare gli esseri leggendari, scoprendo che non possiamo fargli assolutamente niente, zero nada, nulla, proprio gli facciamo zero di danno. Quindi, senza indugio, sono andato a vedere un tutorial, perché dopo aver girato a caso per non si sa quanto tempo, ho deciso anch'io di ricorrere ai potenti mezzi di internet. Ho scoperto che dovevo andare a Floss Hill, esattamente qui dove avevamo aperto il buco per andare da Green Grand. Ora, come fa una persona normale a scoprire che devi andare dove c'è il buco che avevamo aperto per andare da Green Grand? Non ne ho la minima idea. Forse dopo un po' compare un segnalino, non ne ho la minima idea, però eccoci qua. あんたたちもあの子を探しに来たの?ほら、トレジャーハンターのアメリアよ。本当に世話が焼けるんだから。あの子、幽霊船の謎を解き明かすんだって、一人で氷山の地下に潜っていったみたいなの。あのドジっ子だけじゃ無謀だわ。こうしちゃいられない。探しに行かないと。 なんか大変なことになってるな。何かと話題の尽きないやつだな。どうするキリト、俺たちも手伝うか。フィリアちゃん、どうしたの?実はこの世界の中でまだ到達できていない場所って幽霊船だけだよね。私 幽霊船については常に情報がないか気にしてたんだけど、あまり大した情報はなくて、それがこのタイミングで動き出したってことは。そうか、幽霊船に未来につながる手がかりが隠されている可能性が高いな。よし、俺たちも地下へ行こう。まずは捜索救助が先決だ。 Ok, ho deciso di non parlare per rovinare quella bellissima battuta fatta da Clint. E c'è uno scrigno invisibile lì, se avete visto. Non ne ho la minima idea del perché. Non lo so. Comunque, ok, risaliamo in quel modo, ma io non voglio farlo. Mi sono messo, come tutte le brave persone fanno, a esplorare punto per punto tutta la mappa. Sì, l'ho esplorata tutta, perché non sapevo neanche io dove dovessi andare, perché come al solito non abbiamo un punto di riferimento. Non so perché, non abbiamo più i punti esclamativi delle missioni. Questa è una bella domanda. Comunque, ho girato parecchio per la mappa fino a che non ho trovato il luogo dove dovevo andare. Il luogo dove dovevo andare era un punto a caso della mappa, vicino al muro ghiacciato, dove non riuscivamo ad accedere. ここまで来たのはいいが、特に誰とも遭遇しなかったな。寒いです。ピノ、どうしたの?あ、キリトさん、横穴があります。本当だ。ちょうど人が一人通れるくらいの大きさだな。 Ok, quindi passiamo attraverso il buco, troviamo addirittura il salamander che ha aperto il buco attraverso la parete di ghiaccio, roba che se io li lanciassi contro 17 miliardi e mezzo di sfere infuocate non servirebbe assolutamente a niente, invece lui ce la fa perché lui è un vero uomo. Ebbene, alla fine arriviamo da Amelia e troviamo anche una console.凍ってる。大丈夫か?この状態でずっと助けを待ってたの?早く凍結状態を解いてあげないと。でもどうやって?普通のデバフとはちょっと違うみたいだよ。会場コンソールも凍ってるの。きっと何か要因があるの。ん?
何か言ってる。後ろ、後ろ、後ろって、うわー、モンスターが。E come potevamo farci sfuggire i soliti boss che sono esattamente identici? Seriamente, potevano impegnarsi un attimino di più, oltre che a invertire i colori degli occhi e delle... cioè, potevano almeno fargli impugnare l'arma in modo diverso, tipo uno con la mano destra e uno con la mano sinistra. Comunque, il fatto è che questi due sono veramente, veramente due rompiscatole a livelli galattici. Perché? Perché sono in due! E quando voi colpite uno, l'altro vi rompe le scatole. La cosa migliore da fare sarebbe allontanarli, ma non è neanche così facile come cosa. Fortunatamente riesco a fare subito uno switch, e questo vuol dire danni assicurati a tutti. Lui è macchina che era girato di spalle e adesso si è messo a volare a caso, quindi abbiamo perso gran parte dello switch per niente. E troviamo sull'altro che dice di fare una nube di gas velenosa, quindi addio switch! Sì. Questi due non saranno fortissimi, ma rompono veramente, veramente le scatole. Ah, e se vedete, quella non è Asuna, ma è un NPC, perché alla fin fine la squadra di Amelia ha deciso di unirsi per darci una mano. Yoshi, boss gekiha da na. Yatta ne! Sate, touketsu ha toketa no kana? それとこれとは別よ。とにかく私が一番乗りだったんだから、まだ勝負はついてないわ。はいはい、アメリア、そこまでね。一緒に町に戻ろうね。マリアさん、やれやれ。フィリア、変なのに目をつけられたな。ん、そう、私は楽しいよ。おい、話はその辺にして、とっととコンソールを調べようぜ。凍結正体はちゃんと解けているな。コンソールに浮く光の数は8。ああ、クロムディザスターのオーブはここで使うんだな。この解除コンソールで幽霊船とやらが解放されるってことか。そうだとは言い切れないが、その可能性がかなり高いな。幽霊船か、楽しみだぜ。よし、コンソールを起動するぞ。これで制限が解除されたね。早く氷山の上を見に行こうよ。念願の幽霊船。おいおい、遊びに行くんじゃないんだぞ。みんなが前向きなのはいいことだ。塞ぎ込んでしまっては進めなくなるからな。なるほど、それもそうだな。Ok ragazzi, quindi senza perderci troppo in chiacchiere, continuiamo a saltare fino ad arrivare alla nave fantasma. Seriamente, devo continuare a saltare, devo arrivare a quel blocco lì, che prima era coperto dalle nuvole. お化けはちょっと怖いけど、みんな頑張ろうね。Ok, la nave fantasma è più fantasma che nave effettivamente, perché è più un relitto, però vabbè, noi entriamo nel luogo. Ah, come potete vedere, mi sono fermato un attimo a leggere la storia, tanto per.
Quindi, altro mondo, livello pirata. Dopo il livello purgatorio abbiamo il livello pirata. ステージだな。すごい霧。これじゃ何があるのかよく見えませんね。ふむ。ブレインバーストの世界でもこれほど視界が悪いことはなかった。何か原因があるかもしれないな。 E come in tutti i videogiochi, quando troviamo una frase sottolineata in arancione, ebbene sì, c'è una ragione per tutta questa nebbia che io per il momento non riesco ancora a scoprire. Allora, questa nave è davvero una rottura di scatole, nel senso che finché non diradiamo la nebbia non possiamo proseguire. E ci tocca proseguire all'interno della nebbia perché, come vedete adesso, la causa della nebbia sono delle specie di boccettine. Vediamo se ora riesco a inquadrarvene una. Sì, me la sono presa un attimo con i redivivi. Ecco, vedete quel fumo lì che esce a caso? Bene, quella lì è la causa della nebbia, sostanzialmente. L'abbiamo uno sul ponte. E quando la distruggiamo, i nostri amici cominciano a dire: effettivamente sta cambiando qualcosa nella nave. La nebbia sta cominciando a diradarsi. Io ne avevo vista un'altra qui, per lo perfetto. Infatti la sto distruggendo. E le ultime due, mi pare, o ultima, sono veramente, veramente nascoste bene. Anzi, io qua pensavo addirittura di finire buggato. In realtà quest'area qua è esplorabile da una... Chi l'avrebbe mai detto? E dobbiamo esplorarla con tutta questa nebbia che ci rompe le scatole. Esattamente. Comunque, proseguiamo tranquillamente in buchi strani. Cioè, io avevo paura di perdermi della serie, ma siamo sicuri che quest'area sia esplorabile? Mi chiedevo davvero, siamo sicuri che io non sia buggato da qualche parte? Poi però vedevo che il livello continuava. Quindi davvero, davvero bel lavoro il designer, se così devo dire, perché... Cioè, seriamente, non mi aspettavo che in un posto come questo, io poi ho voluto farlo sborone, ho beccato di tutto tranne che la bottiglia. Non mi aspettavo che in un posto così come questo, che è una nave sostanzialmente, che è molto piccola se ci pensiamo, in realtà è tutta esplorabile praticamente. Oh, finalmente sono riuscito a beccare la bottiglietta. L'ultima bottiglietta la troviamo da un'altra parte, cioè dobbiamo attraversare tutto il ponte di prima e raggiungere un altro di quei buchi che ci porta in un luogo completamente diverso. Oppure scendiamo delle scale che abbiamo visto prima. Una volta diradata la nebbia, possiamo andare veramente a cercare quello per cui siamo qui, cioè degli oggetti molto particolari che ci serviranno per sconfiggere gli esseri leggendari di Axel Worm. Allora, il primo oggetto è abbastanza facile da trovare ed è quel coso che sbirluccica lì davanti all'albero maestro che è caduto. Allora, se vi state chiedendo se il dialogo si interrompesse così, ovviamente no! Ma quelli della Telecom hanno deciso di chiamarmi in quell'esatto momento, per cui io ho lasciato andare la registrazione, ho continuato ad ascoltarli pazientemente, la registrazione è finita e ovviamente io non me ne sono accorto, non potevo saperlo, no? Ovvio che no. Quindi ci siamo persi una parte di dialogo. Cosa succedeva in quella parte di dialogo lì? Beh, semplicemente Metatron diceva che quello lì era un anello che si chiamava Trinità, per meglio dire. Quello che abbiamo trovato è uno dei tre pezzi della Trinità. Tre anelli che sono sparsi in tutto questo dungeon. Purtroppo il secondo anello raccolto, sempre non badando al fatto che la registrazione fosse finita, perché io pensavo che stessi continuando a registrare, e invece si è interrotto perché avevo finito il limite di tempo. E quindi l'ultima parte della Trinità. Ah, innanzitutto bisogna dire che Metatron era un attimo restio nel dirci, o restia se vogliamo personificarla come Estrella e Yui. Era un attimo restia nel dirci a cosa servissero, perché comunque quelli cui ci avevamo di fronte sono altri esseri leggendari. これで3つも手に入れたね。フィリアちゃん、嬉しそうだね。それはそうだよ。だって宝の山が眠ってるって噂のあった幽霊船で探索ができて、なおかつ3つのレアアイテムを手に入れられたんだから。あ、ごめんね。こんな時なのについうかれちゃって。
いや、フィリアのおかげで手に入ったんだ。むしろ、そのトレジャーハンター魂様々だぜ。でも、正直その装備って今回の対エネミー戦に限って有効なんだよね。普段の ALO のプレイにはそこまで大きな影響はないんじゃない？ノンノン、レイン違うわ。もちろん役に立つアイテムは嬉しいけど、レアなものを手に入れること自体に喜びを感じるのがトレジャーハンターの醍醐味なのよ。そうよね。決して戦うだけじゃない、強くなるだけじゃないのが VRMMO の楽しみの一つだものね。なんか必死になりすぎて楽しむことを忘れてたかもしれないわ。まあ楽しんでられない状況ではあるんだけどね。そうですね。ゆいちゃんがここにいたらちょっと怒られちゃうかもです。皆さんもっと楽しみましょうって。みんな、今回はすまない。いろいろと巻き込んじゃって。何言ってるんだよキリト。僕たちは望んで協力してるんだから、そんなこと言わないでよ。そうね、今さらそんな風に言われるのはむしろ他人行儀で失礼だわ。すまんだからお兄ちゃん謝らないの。なんだか楽しい。みんなのそんな顔とか、キリトのそんな顔とか、久しぶりに見た気がする。そうだね。こうしてみんなで笑顔でゆいちゃんを出迎えたいね。なあ、よし、幽霊船を出るぞ。フィリア、心残りはないか？もちろん大丈夫だよ。行こう。Ma come al solito, una volta che troviamo tre cose fondamentali, appare un boss. Quindi, vai col boss. Boss がいるよ。出ないなって思ってたけど、お約束ってやつだよね。ここで足踏みしている暇はないの。とっととやっつけちゃうの。Visto che è l'ennesimo boss rompiscatola che abbiamo visto tante volte e non c'ho voglia di star qua a commentare anche questo boss, riprendo il discorso di prima, cioè Metatron non voleva dirci il vero scopo della Trinità, perché ovviamente andremo a sconfiggere gli esseri leggendari che sono tra virgolette suoi amici, o comunque nel senso sono simili a Metatron. Non voleva dircelo ovviamente per proteggerli. Quello che mi chiedo è: se loro non sono di questo mondo ma sono di Axel World, quelli che andremo a sconfiggere non sono semplicemente i loro dati e non i loro veri se stessi? Yoshi, taoshita na. Sa, futatabi kōya idō da. Mezasu wa Legend Q Enemy. Ok, a questo punto scopriamo che la Trinità, cioè i tre anelli del Sole, della Luna e di non mi ricordo cosa, sono tre oggetti, quindi vanno equipaggiati ai membri del party. Tre oggetti che ci danno velocità in più, attacco in più e anche recupero mi pare, e resistenza. Quindi oggetti molto molto interessanti e comunque forti anche singolarmente. Come potete vedere adesso stiamo facendo danni considerevoli al nostro amico essere leggendario, anche se lui non demorde mica male, è ovviamente un essere leggendario. E il fatto è che mi hanno parecchio deluso gli esseri leggendari. Perché adesso non si vede ancora, ma tra poco, ecco, ho iniziato a fare un glitch e adesso vedrete il delirio, nel senso che si possono tranquillamente pestare malamente con un niente. Cioè, nel senso, come vedete, sto lanciando addosso tutte le abilità che ho, ovviamente come faccio sempre per ogni boss, e a un certo punto, a caso, l'essere leggendario sviene. Cioè, ok, adesso è paralizzato, ma vedete quanto danno gli sto facendo comunque. Se volevano chiamarlo veramente essere leggendario, no, è svenuto sul campo. Cioè in uno switch gli ho tolto 2 barre di vita. Anzi, in uno switch non gli avevo tolto 2 barre di vita. Ma questo coso qua continua a svenire. Quindi è un po' una delusione da affrontare, devo essere sincero. Non so cosa dirvi. Nel frattempo, come potete vedere, ho sbloccato un'altra abilità di Kirito che si chiama Eclipse. Eclipse, ovviamente. O Eclissi.
che è fortissima. Non è la sua più forte, perché c'è ancora la skill connect, ma non l'ho ancora sbloccata neanche adesso. まさか本当に倒せちゃうなんて思わなかったね。特攻っていうズルをしたとはいえ、レジェンド級を倒せるなんてね。ちーちゃん、特攻は別にズルじゃないよ。いい経験をさせてもらったわ。これもみんな妖精さんたちのおかげね。 戻ったらバーストリンカーの人たちに自慢するのです。まあ誰も信じちゃくれねえだろうけどな。キリト、何かドロップした？ああ、加速の必勝か。加速だと？加速は私たちにとって見過ごせない単語なの。 ねえ、それって素材アイテムよね。ちょっと見せて。あ、やっぱり。火事加工によって本来の力を発揮できるみたい。この素材で生成した武器にはアクセルの効果が付随されるですって。アクセル。武器で攻撃した対象の時間を早める効果がある。ただし攻撃力は無効化され、ダメージはない。 その効果どれくらいなんだ？正確にはちゃんと調べないとわからないけど、オブジェクトの時間を早めるって言っても1000年とかはさすがに無理みたいよ。そんな効果のアイテムは聞いたことがないが、どういう時に使えばいいんだ？お料理用の食材を発酵させたりとか。ダメ元で聞いてみるけどよ、 バベルって時間流に乗って過去に自分の分身を飛ばしたって未来のストレアが言ってたよな。同じ方法を使う、もしくは逆の方法を使えば俺らもいけるんじゃねえか。もしその方法があるとしても、あの用意周到なバベルが私たちにバラすような隙を残してるとは考えられないよ。それにバベルの過去への移動って 実体のない遠距離通信みたいなものでしょう。僕たちはオリジナルで未来に行く方法を作り出さなきゃいけないってことなんだよね。加速アクセル、なんかここにヒントがあるような気がしますよね。そうだな、未来のストレイも言っていた何かを倒して加速ノット、あれはきっと レジェンド級エネミーのことだったんだな。残りの2体からも何か手に入るかもしれない。それで巧妙が見えるといいな。Ok, abbiamo sconfitto il primo dei tre esseri leggendari. Per non far durare troppo la puntata, io mi fermo qua. Faccio un attimo una riflessione sul fatto che accelerare per i Burst Linker vuol dire praticamente fermare il tempo, cioè loro all'interno del Burst Link si muovono a una velocità a livello cerebrale, quindi praticamente, se non mi ricordo male, 1000 volte superiore a quelle dei nostri movimenti normali, e quindi vuol dire quasi entrare in una specie di stasi per loro accelerare. Ragazzi, affronteremo gli esseri leggendari, gli altri due esseri leggendari nella prossima puntata, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, se vi piace iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi.